Fantecavallo e Re. Ce l'abbiamo fatta, è il campionato italiano, con una gara d'anticipo. Io adesso non voglio sminuire quello che l'avete fatto, però l'avete proprio ammazzato questo campionato. Sì, no, dai, è andata bene. Ci siamo allenati duramente quest'inverno, ci siamo allenati tanto e quindi abbiamo visto i risultati adesso, dai. Ciò non toglie che non sia stata facile comunque. Certo, assolutamente. Ci sono, purtroppo, con gli infortuni quest'anno è andata veramente male. Peccato per Zeno, perché poteva fare veramente bene quest'anno, e anche Pozzi ci ha dato comunque del filo da torcere. Una giornata difficilissima, era una pista difficile per i sidecar, Lemuel? Ma era una pista più che altro che non ci piaceva tanto, perché le rampe non erano delle migliori e oltretutto era una continua curva a destra e per noi era davvero faticosa, poi il caldo parla da sé. Si conta un po' voi, soprattutto nella seconda manche, che c'erano un po' di sidecar fermi o eravate talmente concentrati che avete fatto la vostra gara? In tutte e due le manche abbiamo visto che comunque la pista ha fatto le sue vittime. Noi anche ieri, comunque nelle prove libere, provando un salto al terzo giro, l'abbiamo cravato e siamo caduti. Però fortunatamente sembra che nessuno si sia fatto male in modo serio, a parte Alberto però. Senti, a questo punto naturalmente manca ancora una gara, penso che verrete lo stesso anche se avete già vinto, ma c'è qualche cosa di più importante a ottobre a cui bisogna cominciare a pensare: sfida delle nazioni. Sì, sì, ci stiamo già pensando e sicuramente in questi mesi ci prepareremo a Ottaviano, dato che è un pistone di sabbia e lassù sarà sabbione come l'anno scorso, e quindi andremo lì diverse volte per cercare di avere un buon feeling con la moto su quel terreno che soprattutto per noi non è proprio congeniale, diciamo. Ma anche in spiaggia, volendo, c'è un po' di sabbia, pensate di fare un po' di vacanza? Sì, probabilmente non riuscendo ad andare a fare le due gare di mondiale nel nord Europa per motivi di sponsor e tutto, penso che sì, ci concederemo una piccola pausa. Sempre dove c'è sabbia, mi raccomando. Esatto, ovviamente. Esatto. Grazie mille e ancora complimenti per la vittoria. Ciao! Grazie, ciao.